io mi sono trovato proiettato in un ruolo senza aver avuto prima le basi per poterlo affrontare. Sono contento che sono riuscito a destreggiarmi cercando di non fare falsi falsi, perché si sa che quando si fanno falsi falsi poi dopo ci si trova sul giornale. Giornale che giornali che il Partito Pensionati non ha. Ho provato sulla mia pelle quanto l'informazione pilotata riesca a non far vedere il nostro lavoro. Io ho avuto di recente una fotografia sul giornale nel quale si vede il cappello, altre fotografie nel quale sono coperto dal mio braccio, cioè con tutte le foto che vengono scattate, casualmente la mia faccia viene oscurata. Sono sfortunato, mi dispiace, non so farmi vedere. Ecco. Per cui nella campagna elettorale di Monfalcone il mio nome è cambiato in Claudio Vastorto, non sono Alessandro, quindi Claudio Vastorto, si sono inventati un nome, ne ho tre, ma non ho nessuno che non ho. E per cui voglio dire che la stampa non è che ci aiuta, noi abbiamo una stampa un po' di parte e quindi dico un po', è un eufemismo, però non dobbiamo combattere anche per avere gli spazi sui giornali. Spazi sui giornali che noi dobbiamo fare come diceva Perone, cercare di organizzare dei convegni, far partecipare le persone, spiegare i nostri punti chiavi del programma, ascoltare soprattutto la gente, perché quello che manca alla politica oggi è l'ascolto. Sono tutti politici che sono sulla sedia e vogliono fare quello che hanno in testa. Io nella mia campagna all'inizio ho sempre detto, sarò un grande ascolto, e ho portato avanti quello che mi hanno detto gli altri, non quello che pensavo io, perché non vivendo Gorizia come cittadino di Gorizia, io ho ascoltato i cittadini di Gorizia, i dipendenti di Gorizia, che mi dicevano questo è così, questo è colà, sarebbe meglio questo, sarebbe meglio quello, perché il polso del gradimento ce l'ha il cittadino che ti chiede un intervento. Noi possiamo inventare, non so, l'astronave che decola dalla piazza, però al cittadino non riferire niente, magari gli basta solo il cestino di immondizia sotto casa che non ce l'ha. È questo che manca alla politica, la politica delle piccole cose. Ci sono politici che, bravi loro, riescono ad avere finanziamenti europei, riescono ad avere delle soluzioni e finanziamenti regionali per milioni di euro, sicuramente ci vogliono anche questi, però ti si allontana dal cittadino, cioè queste operazioni spesso sono solo per gli interessi di pochi. E quindi ricordate che anche se voi parlate del cestino dell'immondizia piuttosto che del cane che abbaia o della bolletta della luce che uno non riesce a pagare, è questo che il cittadino interessa avere, è questo che l'elettore vi darà il suo sostegno, perché voi porterete avanti il suo bisogno, cosa che invece a livello nazionale non c'è. Si guardano gli Expo, si guardano le Olimpiadi, si guardano tutto quello, però alla fine sì, sono lavori, sono come si chiama, sono dei lavori che verranno dati, i cantieri di lavoro, però comunque l'esigenza base viene a mancare. Ho girato negli ospedali per motivi personali e ho raccolto, sempre per l'ascolto che vi dicevo, quella protesta silenziosa degli operatori sanitari che non accettano questa riforma sanitaria come la regione l'ha imposta, perché li mette nelle condizioni di lavorare male, e chiaramente chi lavora male poi commette degli errori che ricadono sulla nostra salute poi indirettamente. È vero che abbiamo un modo di lavorare spesso superficiale da parte di chi ha il posto garantito, però è anche vero che ci sono tante persone che avendo il posto garantito ci mettono l'anima per far bene il loro lavoro, e per colpa di pochi c'è una nomea da parte del dipendente pubblico
che non ha voglia di lavorare, che non fa bene il suo lavoro. Non è così. Bisogna sempre distinguere il bene dal male, cioè il mucchio non è mai, sparo sul mucchio, è sempre sbagliato. Un'altra cosa che Ferrone faceva riferimento era la difficoltà di avere le risorse per i pensionati da parte dello Stato, in quanto abbiamo questa invasione che porta via risorse alle nostre tasche. Per contrastare questo, non è che noi dobbiamo essere ostili a chi viene a chiedere asilo o finge di chiederlo, perché sempre l'ascolto deve essere alto. Noi dobbiamo essere ostili a chi permette questo. E quindi per essere ostili, come diceva Ferrone, il voto è importante. Noi dobbiamo con il voto far capire quanto il nostro dissenso sia alto. Io mi immagino, per farvi capire un momentino riguardo al discorso invece della presentazione della campagna elettorale regionale, pensavo come descriverlo. Facciamo una casa. Facciamo una casa, c'è il cliente che chiede la casa, per fare la casa ci vuole il geometra, l'ingegnere e il muratore. Ecco. Il nostro cliente è il cittadino. Noi dobbiamo fare una squadra dove ci sia l'ingegnere, il geometra e il muratore. Non importa chi fa cosa, ma l'importante è che facciamo la squadra. Dopo, chi ha più talento, chi ha più voglia, più disponibilità, più sacrificio da dedicare al ruolo che verrà avanti, però ricordate che è un sacrificio, che le lacrime della Serracchiana lo dicono, quando fai una scelta dopo non piangere perché devi rinunciare alla famiglia, più in alto sali e più solo sei. La gente ti viene vicino solo perché vuoi tirarti la giacchetta, ma non per aiutarti. E quindi tenetevi pronti ad affrontare anche questi problemi quando io non voglio, voglio creare gli anticorpi affinché voi che siete qua e avete avuto il coraggio di venire fino a qua e state ascoltando, abbiate la consapevolezza che andando a affrontare una battaglia, noi saremo, chiamiamoli partigiani moderni, saremo quelli che andranno a sacrificarsi per tanti altri. Saremo ignoti, saremo conosciuti, non importa, ma in cuor nostro sappiamo che abbiamo fatto la cosa giusta. Difendere la democrazia, difendere quello che sono i valori che i nostri padri ci hanno insegnato. Un'altra cosa importante che abbiamo ottenuto sono i risultati elettorali, e vi parlo di Monfalcone in particolare. Monfalcone, la lista civica del candidato sindaco Anna Cisì, ha avuto un riscontro di 500 voti circa. Anna Cisì però è un personaggio conosciuto, noto, e che ha lavorato 5 anni in amministrazione a Monfalcone. E quindi a Monfalcone. Ha fatto a Monfalcone consigliere comunale, aveva fatto candidato sindaco 5 anni prima, quindi sono 6-7 anni che è conosciuta a Monfalcone, e ha avuto una lista civica di 500 voti. Noi siamo andati a Monfalcone l'ultimo mese e abbiamo avuto gli stessi voti. Allora, non importa se sei famoso o meno, l'importante è che noi siamo convincenti, l'importante è che noi abbiamo i temi giusti, quello che la gente vuole. Ma dobbiamo anche dire alla gente: non ti posso aiutare se non combatti con me, perché questo è il punto. Andiamo qua nel pullman, andiamoci, chi viene? Cioè, questo è il punto, no? Armiamoci, partite. Allora, visto che la gente non ha la disponibilità, il sacrificio a mettersi in discussione tutto quanto, convinciamoli almeno in quelle 2 secondi che serve a mettere una croce su un simbolo
il giorno che viene cominciamo a rimettere su per noi. Ecco, non vuoi fare battaglie, non vuoi sciopero, non vuoi niente. Vuoi qualcuno che ti ascolti? Beh, siamo noi qua. Perché finché noi non siamo al governo non potrai dire che non l'abbiamo fatto. E questo è il punto. Sicuramente ci saranno da fare delle riunioni, persone che vogliono portare avanti il discorso pensionati dovranno fare piccoli stage, piccole riunioni per portare avanti un filo conduttore comune. Non è che è utile diciamo una cosa, Gorizia diciamo un'altra. Dobbiamo dirlo in maniera univoca, in tutte le sedi, e dire le stesse cose. Per cui io adesso ho tenuto banco in attesa dell'onorevole, che a cui passo la parola, che ha delle importanti notizie riguardo anche le pensioni, perché a tanti fosse interessante il discorso prettamente pensionistico che non politico. Onorevole.